Eccoci di nuovo da Malaga. Oggi tratterò un tema, grazie a Marzio, che ha richiesto esplicitamente di approfondire lo stretching, e quindi ora passiamo alla parte un po' più alta. Dalle gambe passiamo, diciamo, alla parte lombare e in questo caso frontale, e quindi direttamente allungheremo l'addominale e indirettamente i muscoli anteriori delle gambe. Allora, ti posizioni sdraiato, metti le mani sotto le spalle, in questa maniera qui, e poi piano piano vai in distensione delle braccia senza sforzare. Come inizi a sentire che tira l'addominale, ti fermi e mantieni 20 secondi. Se tu riesci a non dare reazione, le puoi ripetere più volte e vedrai che sarà velocissimo lo sviluppo e l'allungamento muscolare. Come inizi a forzare, vedrai che avrai una regressione, quindi il muscolo per reazione tenderà a contrarsi. Oltre al fatto che utilizzo l'arrampicata e gli es degli esercizi delle posizioni di arrampicata per sciogliermi, ti dico anche che all'inizio, come la maggior parte delle persone, avevo un'idea sbagliata dello stretching anche riguardante i gruppi muscolari che dovevo allungare. Infatti, diciamo, all'inizio uno pensa che sono, diciamo, i muscoli posteriori della gamba, quindi tutto quello che passa dietro, il biceps femorale, i gemelli, a doverli allungare, o l'interno della gamba, quindi gli adduttori, in modo tale da poter aprire le gambe un po' di più e poter fare spaccate o per fare dietri. Invece, nel tempo mi sono accorto, che il più grande blocco viene dalla parte anteriore della gamba, quindi quadricipite e psoas. Con lo psoas e il quadricipite rigido non si riesce proprio a tirare sulla gamba, proprio perché diventa proprio un'ostruzione meccanica. Non riesce a scorrere il muscolo, non riesce neanche a rimpicciolirsi perché rimane rigido, non si schiaccia e inevitabilmente ti blocca il movimento. Su un'altra cosa bisogna stare attenti, sull'allungare troppo i muscoli delle spalle o delle braccia. Perché se no, soprattutto nel riscaldamento, si rischia poi di andare incontro a traume. Tendo a non lavorarci per non andare a renderli lassi e poco reattivi. Anche perché ho avuto problemi con le spalle, lussazione delle spalle, lussazione dei gomiti, quindi preferisco che facciano un po' più corpo per tutelare al meglio le articolazioni. Preferisco fare un lavoro di rieducazione posturale sull'arrampicata e quindi cambiare modo di lavorare muscolarmente in arrampicata, piuttosto che andare a fare esercizi specifici di allungamento. Ecco, diciamo quello che si può fare sulla parte superiore e quello che vedremo la prossima volta, allungamento del tricipite e allungamento del bicipite e del tricipite. Va bene, per rimanere aggiornato, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sul tasto campanellina, così ti verrà notificato quando caricherò un nuovo video. Alla prossima!